tornati insieme ai nostri Chimera, ovviamente ancora per parlare di quello che è l'appuntamento. Mi sono dimenticato, non abbiamo detto una cosa fondamentale: dove sarà questo appuntamento esattamente? Questo non l'abbiamo detto, perché sarà una notizia che farà piacere ovviamente a tutti i nostri corregionari, diciamo. Esatto. Corregionari. Dove sarà allora? Sì, perché abbiamo scelto per differenti motivazioni di iniziare la prima esibizione di Utopia in Valle d'Aosta, a Pont Saint-Martin, nell'auditorium del palazzetto dello sport, per differenti ragioni, nel senso che Pont Saint-Martin è in Valle d'Aosta, ma anche alle porte della Valle d'Aosta, quindi apre al Piemonte, apre verso quello che può diminuire insomma la distanza per chi viene da fuori rispetto ad Aosta, e più che altro perché ci chiuderemo per 3-4 giorni in questo teatro e per fare l'allestimento, e al termine di queste giornate appunto ci sarà lo spettacolo. Quindi queste sono un po' le ragioni per cui abbiamo voluto creare un'anteprima in Valle d'Aosta, e intanto insomma speriamo ovviamente di riuscire presto a portarlo anche fuori insomma dalla nostra regione. Assolutamente, ma questo non credo che avete problemi, però insomma è anche un omaggio alla vostra terra d'origine. Ormai voi siete degli artisti affermati a livello nazionale, quindi insomma è bello anche che insomma manteniate un legame con noi comuni mortali che siamo qua in mezzo alle nostre quattro montagne chiusi. No, però insomma, quindi importante, ricordo ancora per tutti coloro che volessero ovviamente andare ad assistere a questo spettacolo, quindi Utopia con i nostri Chimera, possono andare ovviamente a prenotare i biglietti, da oggi sono disponibili, basta andare sul sito di Chimera www.chimeramusic.it, dove possono trovare ovviamente il link per acquistare questi biglietti. Ecco, il titolo Utopia, che ovviamente fa parte della vostra, diciamo, delle vostre atmosfere, della vostra, ecco, diciamo, di quello che create, di quello che esprimete nelle canzoni, ecco perché il titolo Utopia? Utopia perché, come dicevamo prima, sarà un viaggio nel sogno e cercheremo di portare la realtà dentro il sogno e il sogno dentro la realtà, capovolgere un po' questi mondi, per risvegliare nelle persone la voglia di intraprendere i percorsi magari anche difficili, che si credono irrealizzabili, quindi credere un po' di più in se stessi e smettere di vedere le cose come un'utopia, ma rimboccarsi le maniche e lottare tutto per tutto per raggiungere quello che si vuole. Molto bene, quindi molto interessante. Ecco, riguardo i vestiti mi è venuta una domanda prima, una curiosità, però ve lo voglio chiedere così, perché voi spesso siete vestiti di viola, è vero? Capita. È un tocco di sentito, sì. È vero? Sì, direi, ecco. Di sì, in questo momento. Molti ci dicono: no, porto sfortuna. È vero. Non è vero. No, nello spettacolo solitamente si dice che sì, viola, sì, porta sì, sfortuna. Infatti, stavo pensando di creare un costume viola. Per me. Il comando lo voglio io. No, però ecco, questo l'ho visto guardando ogni tanto, spesso, avete il viola, ho detto, magari hanno fatto una loro bandiera, no, immagino. No, ho dovuto chiedere per sicurezza. Sì, diciamo che è un po' una costante al di fuori, ma anche nella vita quotidiana, se ci piace. Bene, bene. Allora, adesso c'è l'appuntamento con la pubblicità e poi torneremo ovviamente per parlare di un altro importante appuntamento che avete al di fuori della valle, questo anche è imminente. Quindi mi raccomando, state con noi, vi ricordo ancora i numeri per comunicare con noi: 349-722-5831 oppure andrea@chiocciolatir.fm. A tra poco. Allora, parliamo invece di un appuntamento, come abbiamo anticipato prima, che invece vi vede protagonista al di fuori della valle, in una discoteca molto nota della Lombardia, cioè l'Alcatraz di Milano, giusto? Esatto, sì, questo venerdì, quindi tra pochissimi giorni, venerdì sera, saremo proprio all'Alcatraz in concerto. È la prima volta che dopo il programma il pubblico ci può trovare, insomma, in un'ora e mezza di musica dal vivo. Saremo accompagnati da tre musicisti, tra cui Fabrizio Palermo, e sarà un concerto un po' una rivisitazione di quello che il pubblico negli ultimi mesi ha conosciuto dei Chimera. Quindi affronteremo alcune cover fatte durante il programma, quelle
insomma a noi più vicine, più congeniali, e alcune cover invece famose, quindi brani di fama internazionale, tra cui Michael Jackson. Esatto, proporremo anche le canzoni che si sarebbero volute vedere X Factor, ma alla fine non abbiamo fatto, tipo Michael Jackson o la canzone degli ABBA, che ci avrebbe visto protagonisti nella penultima. Quale canzone? Ah. Qual è? Dancing Queen? No. Qual è? Winner Takes It All. Ah! Sì, bellissimo. E il musical Mamma Mia. Sì, nel musical Mamma Mia. No, mi piace molto parlare di questo musical, perché secondo me è un po' massacrato le canzoni degli ABBA. Sì, ma sì. Voi l'avete visto l'ultima versione cinematografica che hanno fatto con Meryl Streep? Quello non l'ho visto. L'ha fatto molto bene. Ho visto in teatro la versione, diciamo, appunto teatrale, con le nuovi testi in italiano. Certo. Insomma, esatto. Sì, un'altra versione. Ragazzi, è come lo tradotto in tradotto in italiano, perde tutto, quello non c'è dubbio, vi do perfettamente ragione, non c'è dubbio. E quindi sarà un po' un concerto, diciamo, basato appunto su tutte queste atmosfere, quindi si potrà passare da un brano rock a un brano melodico di Simon & Garfunkel, quindi un po' quello che noi siamo, i Chimera in veste di interpreti, quindi nuovamente performance, ma con di brani appunto editi, e in questa occasione, tengo a precisarlo, presenteremo ufficialmente Eden, il singolo tratto dal nostro album Argento e Nuvole, quindi durante la serata lo presenteremo al pubblico, lo eseguiremo, quindi sarà anche un modo per noi per testare anche, insomma, in un locale così famoso un nostro brano, e sarà anche un piacere, perché noi speriamo che l'attenzione dei nostri fan sia alta, quindi ci sia una bella partecipazione, quindi sarà un motivo anche per vivere insieme una serata in musica con persone che comunque ci seguono e che ci apprezzano. Oh, molto bene. A proposito di Eden, poi io volevo dire ovviamente a tutti i nostri ascoltatori, perché Chimera hanno voluto farci un regalo, no? Ai Tupi Italia Radio, ma soprattutto a voi, perché hanno portato qua il radio edit di Eden, giusto? Bene sì. Ovviamente gli siamo grati, e allora andiamo a ascoltarlo, e poi ovviamente parleremo anche del video che è collegato a questa canzone, che è un video molto interessante, ma l'approfondiremo dopo. Quindi ovviamente gustate veramente questa chicca.